Con Nives Biusin del Comitato delle Pari Opportunità del Comune di Sassari. Anche il Comune di Sassari ha sposato questa iniziativa. Allora, il Comune di Sassari sta patrocinando dal 2007 la costituzione della Rete delle Donne e di tutte le associazioni a sostegno della parità di genere. E ci sarà una serie di importanti iniziative anche collaterali a queste, e una sarà quella di sabato al Palazzo Angioi della provincia e una anche con la Dinamo, con la collaborazione della Dinamo. E non vogliamo svelare la sorpresa, però chiediamo che la partecipazione delle donne e di tutti gli uomini sensibili a questo purtroppo orribile problema della violenza, che raccoglie circa il 30% di casistica ancora nazionale, e quindi 3 donne su 10 subiscono violenze o fisiche o anche psicologiche e quindi anche morali, e chiediamo appunto che la partecipazione sia massiccia e fattiva per tutti. Quindi sono attività naturalmente molto, insomma, importanti e anche interessanti. Grazie. Dopo il successo della prima puntata con i Tortuga, continua il nuovo programma di Catalan TV, Musica senza filo. Questa sera a calcare gli studi della televisione algherese saranno gli Almost Don Four. Dopo il successo della prima puntata con i Tortuga, continua il nuovo programma di Catalan TV, Musica senza filo. La trasmissione, ideata dal direttore Stefano Idili e realizzata in collaborazione con Davide Ruda e Riccardo Busdraghi per le associazioni Primigenia ed Area, vede protagonista le migliori band regionali che ogni 15 giorni faranno un concerto in acustico negli studi della televisione di Alghero e che sarà trasmesso in prima visione ogni mercoledì alle 21.30 e poi ogni giorno a mezzanotte le repliche. Questa sera è il turno degli Almost Don Four, band rock algherese nata a metà degli anni 90 da un incontro tra ottimi musicisti, tutti molto legati alle sonorità delle band anni 70, con poi rimandi alla musica rock dei primi anni 90, pubblicata dall'etichetta Sub Pop e volgarmente nota come grunge. Gli Almost Don Four sono Danilo Iuzzoni, voce, Andrea Carena, chitarra, Stefano Langasco, chitarra, Sergio Intelisano, batteria e Andrea Piras, basso. E per lo sport, come preannunciato, il Judo Club Alghero ha partecipato dal 15 al 18 novembre al torneo internazionale Coppa Città di Fortaleza, che si è svolto a Fortaleza in Brasile e a cui hanno partecipato circa 800 atleti provenienti da tutto il Brasile e dagli altri paesi del Sud America. Grande il risultato del judoka algheresi, che hanno conquistato una medaglia d'argento con Lorenzo Serra e una medaglia di bronzo con Nicola Placidi, Federico Piga e Ilaria Placidi. Grande soddisfazione per il maestro Gavino Piredda, che li ha accompagnati in questa straordinaria esperienza che ancora continua. Infatti gli atleti algheresi in questi giorni dopo la gara sono impegnati in una serie di allenamenti nelle diverse palestre e stanno vivendo una grande esperienza, oltre che sportiva, anche culturale e sociale. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni meteo. Arrivederci!